Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui vi faccio vedere come creare l'assistente vocale perfetto. Avete capito bene, infatti su Siri sono usciti dei tweak che permettono di creare l'assistente vocale perfetto. Mi sto riferendo appunto a una fusione tra Google Now, l'assistente vocale di Google, e Apple Siri, l'assistente vocale di Apple. Vediamo subito come fare. Come prima cosa vi avverto che il vostro dispositivo deve essere jailbreakato e questo metodo funziona solamente con i dispositivi che hanno già preinstallato Siri, quindi iPhone 5, iPhone 4S, iPad mini, iPad 4, iPad 3 e iPod Touch di quinta generazione. Detto questo, possiamo procedere. Come prima cosa apriamo App Store e scarichiamo l'applicazione Ricerca Google, in quanto questa applicazione, una volta scaricata e installata, ci installerà anche l'assistente vocale di Google. Infatti, cliccando qui su Ricerca Vocale, che tempo farà domani? Ecco qui che abbiamo Google Now installato. Ovviamente l'assistente vocale di Apple è già preinstallato. Che tempo farà domani? Il tempo non sembra bello domani, fino a 11 gradi contemporali. E ora vediamo subito come fondere questi due bellissimi assistenti. Come prima cosa andiamo su Cydia e scarichiamo il pacchetto NowNow. Andiamo quindi su Installa e clicchiamo su Conferma. Una volta installato NowNow dovremo configurarlo dalle impostazioni. Apriamo quindi appunto le impostazioni e andiamo giù fino a trovare la voce NowNow. Andiamo quindi su Activation Methods e selezioniamo il metodo pressione breve. Selezioniamo questo metodo, pressione Come breve. Vedete, se io ora vado a attivare Siri, si attiva NowNow. Ora Siri è scomparso e quindi andremo ad integrarlo con NowNow. Per farlo ci servirà un altro tweak di Cydia chiamato Google. Giri, un altro tweak gratuito. Andiamo quindi a installarlo, clicchiamo qui su conferma. E una volta installato anche GooGiri, come vedete nelle impostazioni ci avrà aggiunto la relativa voce, eccola qui, e settiamola in questo modo. Mettiamo la spunta su Enable GooGiri e su Root Systems. Perfetto, a questo punto la situazione sarà questa. Se noi andiamo a premere il tasto Home, si attiverà Google Now, guardate. Che tempo farà domani a Milano? Però, se noi andiamo ad attivare Google Now e facciamo la nostra domanda mettendo Siri all'inizio della frase, guardate un po'. Siri, che tempo farà domani a Milano? Maltempo in arrivo domani, fino a 11 gradi contemporali. Guardate che forza, possiamo usare tutti e due gli assistenti vocali contemporaneamente. Quindi, se volete usare Google Now, basterà dire la frase normale. Dimmi le indicazioni per Roma. Oppure, Siri, dammi le indicazioni per Roma. Ecco, Ecco le indicazioni per Roma. in questo video vi ho quindi mostrato come è possibile creare in modo completamente gratuito l'assistente vocale perfetto. Spero che questa guida vi sia piaciuta e che vi sia stata utile. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale e anche al mio secondo canale Android, dove tratto di tutto quello che riguarda l'hacking del sistema operativo by Google. Vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video di Blegi Tutorial. Ciao a tutti!